Allora, io ho questa e vi faccio vedere come utilizzo lo stesso approccio pari pari. Che cosa ho? Un rettangolo che contiene una forma, c'è un'inquadratura, però quella ci penso dopo. Adesso ho un rettangolo che contiene una forma, che quindi sta così, sarà circa largo, e lo faccio a occhio. Il rettangolo che contiene la forma se ne va in questo modo, taglio via, vedete come in maniera assolutamente, taglio via l'oggetto, individuo la posizione del limone e anche individuo la proporzione. Io non sto neanche prendendo le misure, eh. Dopodiché, una volta che ho individuato il rettangolo che contiene il limone, comincio a togliere via i pezzi. Tolgo via i pezzi. Poi ciò arriva fino a qui. Qui se ne va in diagonale. Questo limone lo facciamo uscire dalla mia inquadratura e qui se ne va in questo modo, a quest'altezza circa, calcolando la forma della banana che mi finirà a quest'altezza. Quindi io ho un rettangolo che contiene, questo rettangolo qui contiene tutta la banana. Quindi finisce così, se ne va in questo modo. Qui c'è l'imboccatura, qui c'è una strettoia, quindi probabilmente la banana è più. Come vedete che in qualche maniera aggiusto le cose mentre vedo, io so che più o meno sì, a questa altezza qui c'è la mia banana che mi finisce così, e qui c'ho una costola che mi arriva fino a qui. Vedete che è successo? Era partito con la banana in questa posizione, adesso me la ritrovo in questa perché nella costruzione ho scoperto, questi stanno così e questa finisce così. A questo punto ho delle linee importanti che sono le linee del piano, però faccio una cosa prima, decido un'inquadratura. Io questo lo faccio dopo perché, come dire, mi fa comodo, no? Ma in realtà avrei dovuto avere la tela di una certa, la tela o il foglio o l'inquadratura di una certa dimensione, e avrei dovuto questa era la mia tela, però decidevo la posizione, addirittura potevo decidere questo rettangolo qui dove metterlo, no? Cioè metterlo più a destra, più a sinistra, e questo è un però come vedete è tutto molto scarabocchiato, no? Eppure, lavorando in questo modo, io ho, allora intanto che c'è una macchina. Qui ho questo arco che corrisponde alla base e poi ho qui una linea importante che se ne va qua, se ne va qua sotto e poi si riprende e se ne va così e da qui parte un'altra linea, che è una linea d'ombra. Anche se qui c'è un altro spazio di ombra, ne prendo nota. Qua sotto c'è un bellissimo intreccio. Ah, vedi che non mi entra nel foglio, però io me lo faccio entrare. Adatto il disegno alla cosa. E qui c'è la costola dell'ombra, come si chiama? Dell'ombra di termine.
qui funziona, qui c'è la larghezza dell'ombra portata, qui c'è una in corrispondenza, c'è un'altra forma di ombra di questo tipo, qua dietro parte almeno una linea che è quest'altra qui, che sono un'ombra, e qui c'è invece l'ombra di termine, e qui c'è un'ombra di questo tipo. Quindi questi li ho fatti praticamente tutti. In questa posizione c'ho un'altra ombra che fa così, se ne va così e mi finisce in corrispondenza. Qui c'è un segnonetto di ombra che fa una specie di virgola, e poi qua dietro c'è un'altra zona di ombra importante. Fatto questo, intanto qui c'ho questo, forse questo era un po' più basso, però oramai me lo tengo così, anche se, come vedete, allora, non so se vedete, i segni sono tutti sbagliati. Sono tutti sbagliati, eppure, come dire, non me ne preoccupo granché, perché qui c'ho questo qui e questo, è tutto semplificato. Vedete com'è tutto semplificato? Complicherò dopo, complicherò il lavoro dopo. Qui c'è questa ombra importante, me la segno tutta. Me la segno così, anche se poi a questo, in questa posizione, poi qui vabbè ci sono delle cose delle quali terrò conto probabilmente dopo, qui sarà chiaro, mentre qui da qui in poi sarà tutto scuro. Qui l'ombra ce l'ho, l'ombra ce l'ho. Ok, a questo punto prendo una penna nera. Per esempio, cioè in realtà questo se fosse a matita sarebbe fatto a matita leggera, no? Ho preso un arancione, finiamo il lavoro con le blu. Questo è molto forte questo. Vabbè, preferisco avrei preferito una blu, ma la Bic blu non mi vuole funzionare. E siccome non mi, adesso mi scarro un po' più sulla testa, siccome non mi vuole funzionare, non la posso obbligare, poveraccia. Quindi userò una matita nera, una Bic nera. E che farò? Comincio a definire certe ombre con leggerezza, che sono però delle ombre abbastanza fondamentali. Per esempio, qui ce n'è una. Ah, intanto faccio anche un'altra cosa. Mi definisco. Vedete quanto è importante usare il gomito quando tracciate le linee? Mi definisco certe ombre principali. Per esempio, qui ce n'è una. Allora, l'errore che faceva il mio allievo era di definire troppo, di pestare troppo e di fare tutte queste ombre tutte uguali, pesanti, per cui poi non poteva più modificarle. Io invece, che sono un furbastro, per adesso le faccio tutte leggere. Qui si sta, qui c'è un'ombra, qui è in ombra comunque, qui si stringe di più, qui fa questo, qui a questo punto scopro che c'è un'ombra e ne prendo nota. Sicuramente tutta questa parte della banana è in ombra piena.
Dopodiché anche questa parte qui del limone è sicuramente in ombra. E anche questa, ho detto, l'ho segnata. Poi questa, poi vabbè, dopodiché abbiamo detto che qui c'è dell'ombra. Qui si alleggerisce. Qui in questa zona si rinforza, qui c'è tutto un gioco, qui per esempio c'è un'ombra leggera che puoi definire meglio, e qui invece agisce, c'è questo, poi c'è della luce, qui c'è dell'ombra di nuovo, e non so se vedete che anche solo così qui c'è un'altra ombra, comincio a far emergere i piani, un po' come abbiamo fatto con l'uva. Cioè, questa esperienza l'abbiamo fatta varie volte e io insisto su questa esperienza, su questo approccio, perché vorrei che diventasse un'abitudine, perché quale che sia il vostro stile, avere questa metodica vi permette di svilupparla come volete. Ci siamo? Qui per esempio c'è una leggerissima ombra della quale terrò conto successivamente. Adesso vado, intanto qui anche devo, qui c'è un'ombra, in realtà poi c'è un'ombra qui, un'ombra qui, abbiamo detto, l'ho vista, e anche però qui c'è dell'ombra, questa fa così, e qui ce n'è un'altra che è più profonda. Qui posso scurire un po', e qui ricomincio, perché qui c'ho un'ombra decisamente importante, non solo, ma che è parte molto netta. Perché è una cresta. È una cresta dell'ombra di stoffa. E quindi, peraltro, non c'è tutto uno spazio nerissimo. Però sto esagerando. Qui. Di nuovo, sempre lavorando sulla forma delle ombre, posso dire che qui c'è in basso, va quasi senza farmi condizionare dalle macchie. Le macchie sono molto interessanti e mi attirano molto, ma non mi faccio fregare. Per adesso, poi quando avrò stabilito una superficie adeguata, questo si esce così, perché qui è molto scuro, molto più scuro di quello che mi sembra. Thank you.
adesso qui c'ho più ombra, che però è da, e la forma però è definita da questa ombra di base, che è abbastanza interessante perché c'ha un'ombra di termine in questa posizione. Ombra di termine in questa, dove hai, ero verso in questa posizione, e poi c'ho un'ombra più forte, più pronunciata in quest'altra posizione, che arriva ad essere scurissima qui. Qui poi mi ero dimenticato che qui c'è un'ombra anche qui. Qui c'ho altre ombre. Qui c'è tutto un gioco di ombre importante e le faccio. Quando lavoro con la penna, le dita le uso molto. E anche qui c'ho, perché il tratteggio diventa quasi calligrafico, qui c'ho un'ombra importante, questo è tutto in ombra. Poi quindi ci sono delle macchie, ma io adesso non mi devo far fregare. Qui fa così. Qui c'ho questa ombra e qui si allarga perché qui c'è di nuovo anche qui in questa zona, oltre alle macchie nere, c'è un'ombra di termine. E qui c'ho dell'ombra. Questa e qui c'è un'ombra scura. Così, questa è la cosa. Questo limone. Qui c'è un po' d'ombra. Qui c'è un po' d'ombra. Come vedete, la forma viene definita degli oggetti viene definita dalla forma
delle ombre. Però mi fermo. Allora, questo disegno farò, perché che ore sono? È il 23:31. Questo disegno lo finirò domani in un'altra situazione. E qui c'è tutto un gioco di chiaroscuri molto importante, che è quello che mi fa venire fuori la forma. Della stoffa, che però è un lavoretto delicato, e me lo faccio domani sotto la telecamera, domani mattina, e poi lo vediamo, ok? Per cui per questa sera vi saluto, perché sono anche un po' stanchino. Ciao.